Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo che cos'è Model Match e come utilizzarlo. Prima di iniziare però diciamo subito che una delle cause principali che impediscono il bind con ExpressLRS è avere Model Match attivo, quindi come primissima cosa se avete problemi di bind verificate che Model Match sia off. Basterà semplicemente avviare il LUA e se qui avete on, spostatelo in off. Detto questo possiamo iniziare. ExpressLRS è un sistema molto versatile che permette di spaziare tra tante tipologie di droni, racing, freestyle, cinematic, long range e così via. Sebbene possiamo usare il nostro sistema ExpressLRS per una grande varietà di situazioni, dobbiamo però dire che ogni tipologia di drone necessita di configurazioni diverse. In particolare mi riferisco al packet rate, ma non solo, potremmo anche voler usare impostazioni diverse per la potenza del modulo o la telemetria. Come sappiamo, un drone da long range ha bisogno di un packet rate basso, come ad esempio 50 Hz. Un drone da freestyle un packet rate medio, come 250 Hz. E un drone racing un packet rate alto, come 500 Hz o più. Se usate due o più tipologie di droni, potrebbe essere una buona idea fare un unico modello per tutta una categoria. Come vedete io ho fatto tre modelli chiamandoli LRS 50Hz, LRS 250Hz ed LRS 500Hz, ma questo è solo un nome, potete fare tre modelli chiamandoli long range, freestyle o racing o qualsiasi altra cosa preferiate. In questo modo potete usare un profilo per tutti i vostri droni long range, uno per tutti i droni freestyle e uno per tutti i droni racing. A questo punto però dobbiamo assegnare un packet rate diverso ad ogni modello che abbiamo creato e quello che ci permette di farlo è il receiver ID. Infatti tramite il receiver ID il sistema conserva in memoria impostazioni diverse per modelli diversi. Qui dovremo agire manualmente perché la radio assegna il receiver ID 0 ad ogni nuovo modello. La prima cosa da fare quindi è creare i modelli che ci servono. Io ho fatto questi tre. Il receiver ID si trova nella pagina setup sotto le impostazioni del modulo, in questo caso è un modulo interno, ma se ne avete un esterno è la stessa cosa. Come vedete qui ho segnato RXID 1, ma possiamo scegliere qualsiasi numero compreso tra 0 e 63, la cosa importante come ho detto è che ogni modello abbia un RXID diverso. Io per comodità faccio coincidere l'RXID al numero modello, quindi assegnerò RXID 1 al modello numero 1, RXID 2 al modello numero 2 ed RXID 3 al modello numero 3. Molto bene, a questo punto abbiamo creato i modelli che ci servono e assegnato un RXID diverso ad ognuno di essi, RXID 1, 2 e 3. Adesso possiamo creare impostazioni specifiche per ogni modello. Il procedimento è questo, selezioniamo il modello che vogliamo configurare, poi andiamo nel menu sistema e avviamo l'ExpressLRS LUA Script. Questi passaggi andranno ripetuti su ogni modello da configurare. Partiamo dal primo, come vedete qui ho impostato packet rate 50Hz, telemetria standard e potenza 250mW. Da notare come qui ho model match disattivato e RXID 1. Passiamo al prossimo modello. Per il modello freestyle ho impostato come packet rate 250Hz, telemetria standard e potenza 250mW. Model match è sempre disattivato e su RXID c'è 2. Per il modello racing ho impostato come packet rate 500Hz, telemetria race e potenza 50mW. Model match è disattivato e come RXID ho 3. A questo punto ho tre modelli diversi con impostazioni diverse. Ad ogni modello è possibile associare tutti i droni che vogliamo. Io per esempio ho due droni long range, quattro freestyle e uno racing. Adesso è venuto il momento di capire meglio a cosa serve Model Match. Nel momento in cui ho Model Match disattivato, il sistema non fa nessun controllo relativo all'RXID e posso bindare qualsiasi drone a qualsiasi modello. Questo significa ad esempio che se sulla radio ho caricato il modello a 50Hz e accendo un drone da freestyle con refresh a 250Hz, il bind avverrà normalmente e potrò armare e far volare il drone. Il problema però è che Betaflight si aspetta di ricevere il segnale ad un determinato refresh, in quanto abbiamo impostato il preset in fase di configurazione. Questo genera una sorta di conflitto tra il refresh che il modulo sta inviando e quello che il flight controller si aspetta di ricevere. Di conseguenza potrebbero esserci problemi nel volo e avvisi di telemetria assente. A questo punto, per evitare di usare erroneamente un drone con un modello diverso, è possibile attivare Model Match.
Model Match quindi si configura come un controllo che fa il sistema per impedire che una determinata ricevente vada a bindarsi con il modello sbagliato. Se quindi attiviamo Model Match sul modulo, dobbiamo impostare l'RXID in ogni singola ricevente della nostra flotta. Questo perché non è possibile decidere di usare Model Match su alcuni droni sì e su altri no, o tutti o nessuno. Personalmente non mi è mai capitato di sbagliare perché prima di usare un determinato drone mi assicuro che sulla radio ci sia il modello corretto. Per questo quindi non utilizzo Model Match, ma semplicemente presto attenzione a collegare il drone giusto. Tuttavia, se voi volete attivare Model Match, adesso vediamo i passaggi da fare. Si tratterà di attivare Model Match sulla radio e poi inserire nelle riceventi l'ID specifico del modello col quale vogliamo si abbini il drone. Quindi nel momento in cui ho assegnato il receiver ID1 alla categoria long range, dovrò impostare RXID1 su tutte le riceventi dei miei droni da long range. Poi dovrò impostare RXID2 su tutti i droni da freestyle e infine il receiver ID3 su tutti i droni racing. Ora è venuto il momento di impostare l'RXID nella ricevente. Per farlo dovremo agire via Wi-Fi tramite browser o applicazione SpeedyB. Sarà quindi necessario mandare la ricevente in Wi-Fi mode lasciandola accesa fino a quando il LED non inizia a lampeggiare velocemente. Di solito ci vogliono 60 secondi dal momento in cui viene alimentata. Ok, il LED della ricevente è iniziato a lampeggiare velocemente, a questo punto possiamo collegarla alla rete Wi-Fi. Andiamo nella gestione connessioni e come vedete qui abbiamo ExpressLRS RX. Quindi clicchiamo su connetti. Per quanto riguarda la password dobbiamo scrivere ExpressLRS tutto minuscolo. Questa password è uguale per tutte le riceventi presenti in commercio e non può essere cambiata. Attenzione a non confondere la password Wi-Fi con quella per il bind. La password Wi-Fi è sempre ExpressLRS, mentre quella per il bind è una password personale che dovete scegliere voi. Dopo aver connesso via Wi-Fi la ricevente, apriamo il browser e digitiamo nella barra degli indirizzi 10.0.0.1. Si aprirà questa schermata. A questo punto stiamo nel tab Model e scendiamo verso il basso fino a trovare Model Match. Spuntiamo Abilita Model Match e su Model ID inseriamo il numero relativo al modello che stiamo usando. Questa ricevente è per uno dei miei droni freestyle, quindi digito 2. Per confermare clicco su Save. Perfetto, la configurazione è stata aggiornata. Qui non c'è altro da fare, possiamo uscire. Ok, a questo punto ho attivato Model Match nella radio e impostato RXID2 nella ricevente di questo drone. Nel momento in cui dovrò utilizzarlo, se nella radio è un modello con un RXID diverso, il sistema aggancerà la telemetria, ma per motivi di sicurezza non lo farà armare. Bisognerà quindi ritornare nel menu modelli e scegliere quello giusto. Perfetto, abbiamo finito, Model Match è impostato correttamente e non c'è altro da fare. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventando miei patrons cliccando il link a fine video.